Wow! Oh, ciao, eccoti! Ma come sono contenta che sei venuto a trovarmi! Licia Musina è il mio nome. Viaggio nella fantasia. Posso spostarmi in ogni dove. Vieni a farmi compagnia. Se vuoi venire, c'è poco da fare. Sorridi, respira e lasciati andare. Con la valigia piena di sogni, visiteremo altri mondi. Siamo pronti per la magia! Apro la valigia. Uno, due, tre, via! La storia del bianco. Questa non è una storia come tutte le altre, perché è una storia di una principessa. Sì. Ma questa principessa non era come tutte le altre, infatti era un po' più grande di età, diciamo che aveva circa la mia età, e poi era anche un po' più in forma, in carne delle principesse che di solito si vedono. Insomma, diciamo che era una principessa che mi somigliava davvero tanto. Un giorno la principessa, mentre camminava, sentì che aveva una gran confusione. Aveva un sacco di emozioni diverse e contrastanti nella pancia e un sacco di pensieri nella testa. Improvvisamente si accorse che qualcosa era cambiato. Ma che cosa sta succedendo? Prima mi sembrava di vedere tutto chiaro e adesso mi sembra che sia tutto sparito. Mi sembra di essere finita in un bicchiere di latte. Ma che cos'è tutto questo fumo? Questa è nebbia, principessa strana. Il fumo magico che copre la terra, la copre e la nutre. Chi sei? Sono una vecchia. Non lo vedi? Sono una vecchia allegra seduta in mezzo alla nebbia. Ho come la sensazione di averti già vista, ma non mi ricordo dove. Volte le cose più ovvie le abbiamo sotto gli occhi, ma non le vediamo. Vedrai che ti verrà in mente dove mi hai vista, magari tra qualche anno, magari quando sarai davanti allo specchio. Comunque, vuoi sapere come mandar via questa nebbia che confonde tutte le cose? Oh sì, ti prego, insegnami! Per mandare via la nebbia e fare chiarezza e fare cose buone, bisogna dividere gli elementi e poi rimpastarli assieme. E quindi il bianco della farina che fa bianca la nebbia, l'acqua che la rende umida. Le spore magiche del lievito. E un pizzico di sale che serve tanto in cucina e nella zucca. E adesso, mia bella principessa, vieni qui, mettiti in ginocchio e impasta. Che brutto! È tutto appiccicoso! Oh. Impasta e aspetta! Uffa, però! È molto faticoso da fare! Pazienza, ci vuole pazienza! Però! Adesso è morbido e profumato! Soddisfazione! Per favore, dallo a me. E ora
ancora un pizzico di magia. Ecco, è cotto. Assaggia. Oh, grazie. Ma com'è profumato! È buonissimo! Che soddisfazione! L'ho fatto con le mie mani! E ora vedo tutto più chiaramente. Oh! Oh, ma anche la nebbia non c'è più. Adesso ho capito che cosa volevi dire. Dove sei andata? E tu? Hai capito? Quando ci sono un sacco di cose mischiate insieme, prova a dividerle. Di là mettiamo la paura, di qua la rabbia, di sopra la tristezza e di sotto i brutti pensieri. Poi? Fai un bel respiro, prova a sorridere e dopo con molta calma aggiungi gli elementi uno alla volta e provi ad impastarli insieme. E certo all'inizio potrebbero essere un pelino appiccicosi, ma vedrai che alla fine tutto sarà più chiaro. Il nostro viaggio ora è finito. Chiudo la valigia. E ti saluto. Se in questo video ti sei divertito, potrai tornare in un minuto. Basta cliccare sul link che tu hai e lì Ciabusina ritroverai. Ciao!